Salve a tutti, benvenuti in una nuova storia di scienza. Oggi voglio parlarvi di uno scienziato contemporaneo, ancora vivente, e che è stato molto controverso. Infatti, lui è ritenuto il padre dell'antivaccinismo, o meglio, uno degli scienziati che più di tutti hanno portato questa teoria a essere riconosciuta da molti gruppi di persone. Stiamo parlando di Andrew Wakefield. Andrew Wakefield nasce a Eton, in Inghilterra, nel 1957, da un padre che è neurologo e dalla madre che è un medico di base. Ha un'infanzia piuttosto normale e nel 1981 si laurea in medicina con specializzazione in chirurgia. Lui comincia a fare ricerca in quanto medico e nel 1993 scrive un articolo che è il preludio a quello che poi avrebbe fatto per il resto della vita. Infatti, in questo studio lui dimostra, o cerca di dimostrare, una correlazione tra l'uso di un vaccino e la presenza del morbo di Crohn, che è un morbo, una malattia in cui viene infiammato il sistema digerente. 2 anni dopo venne a contatto con Rosemary Kessick, una madre di un bambino che soffre di autismo e che fa parte di un gruppo di genitori con bambini in queste condizioni. Lui viene colpito da questa vicenda umana, anche perché la madre è convinta che l'insorgenza di allergie nel figlio sia collegato al fatto che lui abbia sviluppato questa forma di autismo. E comincia Wakefield a indagare alla relazione tra allergie e autismo. Non passa molto tempo che nel 1998 lui pubblica lo studio che lo renderà tristemente famoso nell'ambito scientifico, ma molto conosciuto nel mondo dei Novax, ovvero lo studio che lui pubblica su The Lancet, che è una prestigiosa rivista scientifica medica britannica. In questo articolo lui dice di aver studiato 12 bambini che soffrivano di autismo, che questo autismo sarebbe stato sviluppato in conseguenza a una vaccinazione tramite il vaccino trivalente, quello cioè che ti fai un'unica puntura e sei vaccinato contro rosolia, morbillo e parotite. Nello studio però non viene specificato che ci siano le prove di questa relazione tra vaccino e autismo, ma che si suppone che ci possa essere una correlazione che va indagata meglio. Durante una conferenza stampa immediatamente successiva però, Wakefield dichiara che secondo lui sarebbe necessario sospendere la produzione di vaccini trivalenti, perché appunto si ha questo sospetto. Questo ovviamente scatena il panico e sia la stampa che la popolazione comincia a essere preoccupata di questa cosa. Fin qua però siamo ancora all'interno del contesto scientifico e infatti molti scienziati e ricercatori guardano con interesse questa ricerca e dicono: cavolo, se questo scienziato ha davvero trovato questa relazione, siamo di fronte a una svolta. Infatti i vaccini sono ciò su cui si basa la nostra società dal punto di vista sanitario. E se si venisse a scoprire una cosa del genere, sarebbe da rivoluzionare completamente il modo in cui pensiamo di proteggerci da certe malattie. Così altri laboratori e altri studi hanno cominciato a indagare questa possibile relazione, ma i risultati di Wakefield non sono più stati replicati. Tutti i laboratori vedevano che non c'era nessuna relazione tra i vaccini e l'autismo. Delle lunghe ombre cominciano a delinearsi intorno allo studio di Wakefield e la comunità scientifica comincia a vederlo con scetticismo. Lui intanto viaggia e va in America, dove trova posto come capo del settore di ricerca di una istituzione che studia la relazione appunto tra autismo e vaccini, soprattutto nei bambini. Intanto lui continua a sostenere la validità del suo articolo, nonostante lui stesso non possa dichiarare che sia provata questa relazione. Negli anni che seguono, però, la comunità scientifica si accorge che i risultati di Wakefield sono inconsistenti e viene allontanato da tutti i principali centri di ricerca, perde il suo posto di ricerca nel Regno Unito, la cattedra che aveva, e viene addirittura radiato dall'albo dei medici britannico, in quanto viene dichiarato un ricercatore disonesto e irresponsabile. Fu scoperto infatti che Wakefield aveva nascosto un grosso conflitto di interessi. Era stato contattato, prima di cominciare il suo studio, da un avvocato che voleva fare causa alle case farmaceutiche che producevano il vaccino trivalente.
Una casa del genere potrebbe valere milioni e milioni di sterline. E per assicurarsi il supporto della comunità scientifica aveva pagato 55.000 sterline per finanziare la ricerca di Wakefield e 400.000 sterline direttamente a lui. È chiaro quindi che sia sempre più chiaro che Wakefield abbia manipolato i suoi risultati per favorire chi l'aveva finanziato. E l'editor dell'Lancet, il giornale che aveva pubblicato il suo articolo nel 98, ha dichiarato che se avesse saputo di questo conflitto di interessi non avrebbe mai accettato di pubblicare un lavoro del genere, proprio perché viene a mancare il principio di oggettività, il principio di indipendenza della ricerca scientifica, che è uno dei principi cardine. Inoltre, i molti coautori che erano presenti sul suo articolo hanno poi dichiarato di avere cambiato opinioni rispetto alle conclusioni che sono presenti in quell'articolo, e cioè che la relazione tra vaccino e autismo che loro avevano riscontrato in quei 12 casi fosse dovuta puramente al caso. È venuto fuori anche che Wakefield, prima della pubblicazione di quell'articolo, aveva mandato un brevetto per un vaccino singolo, scrivendo nella motivazione del brevetto che il suo vaccino sarebbe dovuto essere utilizzato al posto del vaccino trivalente perché il vaccino trivalente provocava autismo, cosa che non era ancora stata né dimostrata dal suo studio né poi confermata dalla comunità scientifica. Inoltre, dei collaboratori che erano all'interno del suo laboratorio hanno confessato che lui spesso ignorava i risultati che gli davano contro, selezionando soltanto quelle cose che potevano supportare la sua tesi. Ed è stato anche condannato dalla comunità scientifica e da degli atti giudiziari, perché sembra che abbia maltrattato e non si sia curato assolutamente del dolore e della sofferenza che poteva provocare ai bambini che erano soggetti dei suoi studi, che per di più erano stati scelti in maniera specifica, ma anche i loro dati erano stati manipolati all'interno dell'articolo. Infatti, dei 12 bambini autistici che lui avrebbe dovuto studiare, 3 non avevano nessuna diagnosi di autismo. E 5 avevano sì sviluppato dei sintomi dell'autismo, ma molto dopo la vaccinazione, si parla di mesi e di anni dopo, cioè la relazione tra i due eventi era impossibile da stabilire. Nonostante le numerose cause che sono state mosse contro di lui, che lui ha sempre perso, e anzi altre cause che lui ha fatto nei confronti di giornalisti, e che forse pure quelle, Wakefield oggi continua a dichiararsi innocente. Continua a dichiararsi fermo sostenitore che il vaccino trivalente possa causare l'autismo e che continuerà a fare delle ricerche in tal senso per dimostrare che la sua teoria è vera. Che cosa possiamo imparare da questa storia? Beh, intanto come funziona la comunità scientifica. Infatti non basta che un singolo scienziato o un singolo laboratorio o un singolo studio dimostrino qualcosa perché questa cosa venga accettata. Un fatto deve essere verificato da tanti laboratori, in tanti punti del mondo, in tanti momenti diversi, e da ricercatori diversi. Solo così si può raggiungere un criterio di oggettività. Lo studio che ha fatto Wakefield poteva sembrare all'inizio oggettivo e valido, ma altri laboratori, altri ricercatori hanno poi smentito tutto quello che aveva fatto, ancora prima di scoprire tutte le manipolazioni che lui aveva fatto all'interno dei suoi laboratori per ottenere quei falsi risultati. Inoltre, questo studio ci dice quanto sia priva di fondamento la teoria secondo la quale i vaccini e l'autismo siano collegati. Infatti, i vaccini sono uno dei medicinali più sicuri che conosciamo e queste relazioni tra vaccini e autismo non sono mai state dimostrate da nessuno. Wakefield è passato alla storia come lo scienziato dei Novax, lo scienziato antivaccinista, ma in realtà di scienziato aveva ben poco. Lui nasce come scienziato, ma evidentemente si è fatto corrompere da soldi, denaro, potere e fama in una direzione che ormai di scientifico ha ben poco. Questa storia si inserisce in un momento molto particolare. Infatti stiamo tutti vivendo la quarantena causata dal Covid-19, dal coronavirus. E speriamo che ben presto un vaccino contro questo virus venga sviluppato. Il timore è che ci siano delle persone che non vaccinino se stesse o le persone di cui dovrebbero avere cura per paura di ripercussioni che la scienza non ha mai dimostrato. Ecco,
Ricordate che queste persone non danneggiano solo loro stessi o i loro figli che non vogliono far vaccinare, ma danneggiano anche tutte quelle persone che, per un motivo o per l'altro, non possono vaccinarsi, o perché immunodepresse, o perché davvero allergiche. Quindi, quando decidiamo di vaccinarci, non stiamo proteggendo solo noi stessi, ma anche tutti gli altri. Ricordate, inoltre, che la relazione tra vaccino e autismo non è mai stata dimostrata, neanche da Wakefield, che è definito il padre dell'antivaccinismo.